La Prima Guerra Mondiale innesca un meccanismo di comunicazione straordinario, è la prima grande operazione di comunicazione di massa dell'età moderna. Comunicazione che prende poi il nome di propaganda, che si svolge attraverso molti canali e moltissimo attraverso le immagini. Basti pensare che le strade di ogni città, di ogni paese in guerra vengono invase da manifesti di propaganda che chiedono nei paesi dove l'arruolamento non è obbligatorio appunto ai giovani uomini di partire per la guerra o che chiedono sforzi, impegno economico di ogni tipo. Nella Prima Guerra Mondiale il rapporto con il cinema si pone già come quello che sarà anche oggi, sostanzialmente oggi. Al tempo stesso ci sono i cineoperatori che vogliono essere, tra virgolette, embedded con gli eserciti e vogliono poter filmare liberamente al fronte, quindi c'è già il dibattito tra la censura e i militari che cercano di impedirlo e i cineoperatori che vogliono filmare, ma contestualmente il cinema considera la guerra anche un grande spettacolo e anche un modo per intervenire nel dibattito pubblico. E quindi ci sono molti film, cominciano fin da subito, molti film a soggetto che parlano della guerra. In genere c'è una struttura narrativa che lega il fronte alla famiglia, alle famiglie. La nascita del primo conflitto mondiale coincide anche con, generalizzando un po', con la nascita del linguaggio cinematografico, non del cinema che è nato già 20 anni prima, ma di una rinnovata e matura articolazione del racconto che permette anche di allungare i tempi stessi del racconto e di veicolare delle storie, dei messaggi in maniera univoca. Questo porta il cinema da mero strumento di informazione a uno strumento di propaganda. La propaganda nella Grande Guerra ha assunto un ruolo sempre più importante a partire dal 1917, quando è stata finalmente strutturata una comunicazione. Ma il fatto veramente principale è stata la disfatta di Caporetto. Con la disfatta di Caporetto, gioco forza, si è dovuto mettere in campo una struttura della comunicazione, inclusa la propaganda, che doveva muovere gli animi e cercare di convincere i soldati e la popolazione che era necessario mettercela tutta per riuscire a controbattere il nemico e vincere. Siamo tutti in fondo anche figli di quei meccanismi, di quegli linguaggi, di quel ritmo di comunicazione che nasce 100 anni fa.